È un atto di una violenza inaudita contro un presidio di legalità, di socializzazione, di militanza politica aperto dal 1946, dagli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che ha attraversato tutta la nostra storia repubblicana in un rudere che non potrebbe essere utilizzato né a scopo commerciale né a scopo abitativo, che la Raggi chiude dopo 70 anni. Nonostante non faccia niente contro le occupazioni abusive, contro i centri sociali, semplicemente perché sta in difficoltà sulla campagna elettorale del decimo municipio e vuole usare questa cosa per tentare di accaparrare qualche voto in più. La gente non è cretina e non voterà per il candidato del Movimento 5 Stelle lo stesso.